Age, poi nel fondo che l'italiano ha vinto ieri e infine oggi nella prova ad ostacoli che si è nuovamente aggiudicato. Il vincitore ha dichiarato di essere felice di questa vittoria, soprattutto perché la squadra italiana era andata a Mosca in condizioni non certo ideali e ha invece dimostrato compattezza e valori tecnici, riuscendo ad aggiudicarsi anche la medaglia d'argento della specialità a squadre dietro l'Unione Sovietica, che era indubbiamente favorita da un percorso che i suoi cavalieri dovevano conoscere senza dubbio molto meglio degli azzurri. Roman è originario di Trieste, vive a Roma, è apparso in forma splendida, ha sbagliato una sola volta abbattendo il terzo elemento della doppia gabbia, ma a quel punto aveva ormai in tasca la medaglia d'oro. Benissimo si sono comportati anche gli altri cavalieri azzurri. Anna Casagrande ha chiuso le tre giornate di gara al settimo posto, 15 penalità nella prova odierna. Mauro Roman, il fratello del vincitore, ha terminato all'ottavo posto e Marina Sciocchetti ha concluso al nono posto. Nella prova a squadre, inavvicinabile del resto era l'Unione Sovietica, l'Italia ha concluso al secondo posto con 656,85 penalità complessive che hanno caratterizzato la trasferta della squadra azzurra a Mosca. Si è trattato di una squadra del tutto improvvisata in seguito al boicottaggio olimpico imposto ai militari. Nonostante queste difficoltà, la squadra azzurra si è piazzata seconda vincendo la medaglia d'argento nel concorso completo a squadre. Dietro l'italiano si è piazzato e ha vinto quindi la medaglia d'argento Alexander Blinov dell'Unione Sovietica, medaglia di bronzo Yuri Salnikov. L'affermazione della squadra azzurra, che era composta oltre che da Federico Roman anche da Anna Casagrande, che ha chiuso le tre giornate di gara al settimo posto, Mauro Roman, il fratello del vincitore, che ha terminato all'ottavo posto, e Marina Sciocchetti, che ha concluso al nono posto, è dovuta soprattutto alla grande prestazione di ieri nel percorso di campagna, che ha falcidiato gran parte dei concorrenti e lasciato in gara soltanto i più preparati. Ecco la conclusione vittoriosa del nostro portacolori. Federico Roman ha cominciato la prova odierna con un vantaggio tale per cui avrebbe potuto sbagliare anche tre ostacoli su 12 previsti nel percorso, ma non c'è stato bisogno di errori. Federico ha sbagliato una sola volta, abbattendo il terzo elemento della doppia gabbia, ma a quel punto aveva già l'oro in tasca. Ed ecco la premiazione del nostro vincitore.